rapporto tra mafia e capitalismo. Perché la mafia non è quella di film, non è quella che abbiamo visto, le stragi, i morti ammazzati. Oggi lavora con i colletti bianchi, arrivano, penetrano il territorio, portano milioni di euro, li riciclano e con grande silenzio e con grande pazienza occupano sempre più spazi nel nostro territorio. Nei locali del centro Madre Teresa di Calcutta ad Agliana si è svolto un incontro sull'ambiente e la legalità, dall'inchiesta Cheo ai fondi del PNRR. Ad organizzarlo il presidio di Libera Don Beppe Diana e il circolo Legambiente di Pistoia. Con le nuove sfide del PNRR e il rischio che queste comportano se il sistema non tiene alta l'attenzione, anche qui a Pistoia rischiano di diventare sempre più radicali fenomeni mafiosi, che oggi anche in Toscana sono sempre più radicali e sempre più connaturati anche al nostro modello produttivo. Purtroppo nessun territorio, nemmeno della Toscana, è immune da rischi di infiltrazione della criminalità organizzata. La criminalità ambientale ha una marcia in più in quanto si insinua in quelli che sono gli spazi che purtroppo, diciamo, la cattiva amministrazione del territorio da una parte, le leggi che sono molto spesso farraginose consentono, diciamo, l'apertura di questi spazi, e le mafie provano appunto a sfruttare questi spazi. Purtroppo dappertutto in questo paese, dappertutto dove c'è un circuito economico significativo, ci sono degli imprenditori onesti, ci sono delle persone che vogliono vivere del loro lavoro, che hanno tutto il diritto di gestire le loro attività commerciali, senza appunto che ci siano non soltanto, guardate, soprusi diretti, ma anche molto semplicemente la concorrenza dell'economia mafiosa. La mafia in Toscana ha messo radici da tempo, la storia del Cheu ce lo dimostra, ma non solo la storia del Cheu, perché il porto di Livorno, dove l'Andrangheta fa sbarcare la cocaina, la piazza di Firenze, dove anche in questi giorni ci sono stati degli arresti riferiti alla mafia albanese, le infiltrazioni mafiose, dove nell'alberghiero, nella ristorazione, nella gestione dei magneti sul mare. De Gregori, in una canzone di molti anni fa, diceva: legalizzare la mafia sarà la regola del 2000. Ci siamo. Ci manca poco. No, forse ci siamo già.